Perfetto, allora buonasera a tutti, vediamo questo incontro in cui vediamo di parlare di alcuni aspetti dell'etica relativamente ai mercati finanziari con i grandi temi di oggi che sono fondamentalmente greenwashing e la cultura dell'integrità, ovvero quello che ci sta dietro al mondo dell'informazione dei mercati finanziari. Ruggero, se riesci a mettere le mie slide, possono semplicemente servire a focalizzare meglio quello che vi racconto. Fondamentalmente, due parole di introduzione su cosa sono i mercati finanziari, cosa banale, ma serve anche a livello terminologico per capire meglio quello che vado a raccontarvi dopo. Una sessione veloce sullo stockholders, diciamo sullo shareholders prima, cioè gli interessi degli investitori, alcune brevi considerazioni sulle ESG visto dal punto di vista della finanza, vediamo poi l'interesse da parte degli altri portatori, quelli che chiamiamo stakeholders, contrapposto agli shareholders, ovvero quanto la policy ESG va a impattare emittenti e investitori, e poi vediamo fondamentalmente lo strumento oggi più diffuso, lo strumento del 2023, uno sentato dire, ovvero il green bond, che è lo strumento finanziario che cerca più di qualunque altro strumento di far convergere gli interessi di investitori e emittenti verso una politica sostenibile. L'ultima sessione la dedico al social impact perché in qualche modo è la frontiera successiva all'ESG e quindi merita un cenno e qualche parola per capire che cos'è, come funziona, perché è fondamentalmente il passaggio successivo. Vediamo brevemente la slide successiva sui mercati finanziari, qualche cenno introduttivo molto banale. Il mercato finanziario è un mercato nel quale si scambia carta contro denaro, carta dematerializzata, nel senso che non esiste più la carta fisicamente stampata, no? I players in questo mercato si chiamano emittenti e investitori. Il primo scambio, che sembra ovvio, è quello tra l'emittente che emette titoli di carta dematerializzata che viene comprata da un investitore che la paga contro denaro, e questo lo chiamiamo mercato primario, ma in realtà quello molto più importante, molto più rilevante in termini dimensionali è il mercato secondario, in cui ci sono due investitori che si scambiano titoli che esistono già, sono già stati emessi tempo addietro dall'emittente. E quindi semplicemente si scambiano titoli che già esistono e questo lo fanno normalmente nelle borse, no? Quelle che chiamano borse valori. I mercati sono regolamentati a vario livello, a livello finanziario e monetario, cioè il controllo dei flussi che viene fatto in Italia dalla Banca d'Italia, a livello di emittente e titolo che viene emesso, e questo viene fatto normalmente dalla Consob, e dalle stesse borse valori presso le quali avvengono gli scambi che hanno i propri regolamenti. Vi sono anche scambi off the market, cioè al di fuori di borse valori. Sul mercato operano degli intermediari tecnici e degli intermediari finanziari. Intermediari tecnici sono fondamentalmente quelli operativi che permettono lo svolgimento materiale dello scambio. Quindi le borse, montetitoli, le banche, le stime, i sistemi informatici, tutti i sistemi informatici che gestiscono i mercati fuori dalle borse. Ci sono poi gli intermediari finanziari che sono quelli che di fatto operano come emittenti, ma soprattutto ovviamente come investitori, sia in proprio per conto di terzi, l'SGR, cioè il gestore di fondi di investimento. Diciamo subito che i mercati hanno la caratteristica di essere molto intermediati,
e cioè la maggior parte delle transazioni sul mercato non vengono fatte dagli investitori in modo diretto, ma dagli intermediari finanziari che intermediano gli investitori, e quindi da operatori professionali, e sempre meno da investitori diretti, cioè risparmiatori privati. Potremmo dire anche che i mercati sono sempre più tecnologici, nel senso che così come ben oltre la metà delle transazioni sono gestite da intermediari professionali, ben oltre la metà delle transazioni sono gestite da dei computer. Quindi tecnicamente non c'è una persona che dà un ordine di acquisto o vendita, c'è un computer che sulla base di determinati algoritmi decide di comprare o vendere. A tutela degli investitori, ma anche degli intermediari, esistono poi delle normative, tipo la MiFID, che impedisce al risparmiatore che non ha conoscenze finanziarie di andarsi a comprare, titoli che non conosce. Diciamo che nominalmente è a tutela del risparmiatore, in realtà è a tutela dell'intermediario, che così non ha noie se un investitore va a comprare delle cose che non dovrebbe comprare. Esistono i rating, di cui tutti sappiamo tutto, no? Cioè, il rating è un rating emittente sulla qualità dell'emittente, che sia un paese governativo o sia un'azienda. Esiste un rating emissione, e cioè un rating sulla qualità dell'emissione, perché le due cose sono diverse. Noi potremmo avere un ottimo emittente che emette titoli più rischiosi o meno rischiosi. Arriviamo, se vogliamo, all'ultimo step, e cioè cosa significa. Esiste anche un, diciamo così, un giudizio etico, in qualche modo esistente da sempre. Molti fondi di investimento hanno avuto preclusioni ad acquistare titoli messi da aziende che producono armi piuttosto che gioco d'azzardo, piuttosto che tabacco. Già nel secolo precedente, da più o meno il 2010, si sono organizzati fondi che hanno delle policy di investimento molto più strutturato, no? Diciamo che quella più conosciuta sono i rating ESG, che va a discriminare sia la qualità dell'emittente sia la qualità dell'emissione. E molto interessante, oggi praticamente tutti i fondi di investimento sono chiamati ad avere anche un rating ESG sulla loro policy di investimento, e cioè devono dichiarare se nella loro policy di investimento vanno a scegliere strumenti emessi da investitori che seguono policy ESG o non le seguono, e quanto le seguono. Ho tralasciato un aspetto forse banale sulle dimensioni del mercato finanziario, che fanno sempre impressione, nel senso che quello che si chiama Wall Street verso Main Street, è evidente che le dimensioni del mercato finanziario sono immensamente maggiori rispetto alle dimensioni del mercato dei beni reali, ma questo è fondamentalmente intrinseco nel concetto di finanza, nel senso che laddove la finanza è semplicemente moneta, in quanto agevola gli scambi, abbiamo un rapporto 1-1, no? Abbiamo uno scambio di un soldo per un bene. Laddove la finanza diventa fondamentalmente strumento di investimento, ogni strumento di investimento potrebbe racchiudere dei beni reali o più strumenti di investimento, e quindi tecnicamente si crea una moltiplicazione nominale dei valori finanziari rispetto ai valori reali. Mi fermo qui, nel senso che potrei andare avanti all'infinito. Questo serve semplicemente per capire poi dopo, quando vado, andremo così a vedere alcuni aspetti che riguardano l'etica su emittenti, investitori, su mercati e strumenti. Abbiamo perlomeno un glossario comune su cui applicarci. Se vediamo la parte dopo, vediamo fondamentalmente cos'è l'interesse del primo portatore di interessi
nel mondo finanziario, e cioè fondamentalmente gli investitori, no? Abbiamo visto che nella transazione c'è un emittente e un investitore, ma appunto più spesso semplicemente due investitori che si scambiano dei titoli già esistenti. Quindi di fatto il protagonista di tutta la vicenda è l'investitore. Cosa vuole l'investitore? Cosa guarda? Ovviamente guarda un orizzonte a medio termine, perché compra un titolo azionario o un'obbligazione nella speranza che, se è un titolo, se è un'obbligazione, nella speranza che gli venga rimborsato, e se è un titolo azionato, nella speranza che cresca di valore. Visto che nessun investitore è un indovino su cosa fa, leva la sua scelta. La scelta fa leva fondamentalmente, prima cosa, sulla reputazione. La reputazione è un valore intangibile. La reputazione è fondamentalmente quello che fa sì che le aziende abbiano valori che sono diversi da quelli di bilancio, non sono quelli contabili. La reputazione è la prima, forse unica cosa che conta per un investitore quando è la propria scelta, o perlomeno è la prima cosa che guarda, no? La seconda cosa fondamentale è come do una misura alle proprie aspettative, la baso sulla reputazione e sulle informazioni. Informazioni che devono essere fondamentalmente molte, adeguate e possibilmente veritiere, no? E quindi tutto il mondo finanziario è basato su questa enorme mole di informazioni che gli emittenti emettono. No, pubblicano questa pubblicità volta fondamentalmente a finalità di marketing, no? I bilanci sono uno strumento di marketing, semestrali, le trimestrali, comunicati stampa, creare attrattività sui titoli emessi. L'obiettivo degli investitori, ovviamente, è sapere quanto sono attendibili queste informazioni, ovvero qual è il livello di integrità da parte dell'emittente, che ha ovviamente tutto l'interesse a emettere comunicate informazioni positive per attrarre investitori. L'investitore dovrebbe essere sicuro che sia. Io sono entrato. Oh, grande Ma tu Giancarlo. sei, cioè, ciao. Allora, andiamo avanti. A limitare, delimitare e migliorare il livello qualitativo non ci, delle informazioni emesse dagli emittenti, ovviamente abbiamo delle parti terze, i cosiddetti stock brokers report, che sono analisi di esperti indipendenti di tipo bancario o non bancario, tutti conoscono Bloomberg piuttosto che Morning Ray, no? Ci sono strumenti di analisi fondamentale e di analisi tecnica. Cosa fondamentale è riuscire per l'investitore a dare due tipi di giudizio: la qualità dell'emittente e la qualità del titolo, quello che abbiamo visto prima, no? Diciamo che tutto questo è visto fondamentalmente, ovviamente, come dicevo, dal punto di vista dell'investitore. Possiamo provare a dare un primo rilievo di tipo, se vogliamo, etico, no? Allora, lo shareholder interest palesemente è imperniato sull'interesse da parte dell'azionista o del sottoscrittore di bond, a verificare quanto è attrattivo l'investimento in un titolo o meno. In realtà, in mercati nei quali lo strumento di finanziamento delle imprese passa attraverso i mercati finanziari e non attraverso le banche o lo Stato, lo shareholder interest non ha semplicemente un interesse di parte, nel senso che al di là dell'interesse, di soddisfare l'interesse degli azionisti, cosa fa? Permette alle aziende di raccogliere i capitali che servono per il proprio sviluppo, per il proprio sostentamento. Quindi,
in mercati nei quali il peso della finanza, o se vogliamo della finanza diretta, no, finanza non bancaria, è rilevante, ovviamente che gli Stati Uniti piuttosto che Regno Unito, no? Piuttosto che Inghilterra, c'è una funzione, non voglio dire la parola sociale o etica, potrebbe suonare sin offensiva, ma di fatto ha una funzione economica fondamentale. Ci sono aziende che crescono, a cui vengono dati capitali esclusivamente perché esistono dei mercati finanziari, perché se no nessuno gli darebbe dei soldi. Ovviamente i mercati invece dove la finanza d'impresa è prevalentemente di tipo statale o di tipo bancario, andiamo a sottostare a determinati giudizi da parte della banca stessa. Quindi diciamo che tutta una serie, se vogliamo, tutta una serie di aziende che hanno fatto la storia dell'economia degli ultimi 20 anni esistono esclusivamente perché ci sono stati dei mercati finanziari alle spalle, che hanno fornito loro risorse là dove nessuna banca li avrebbe mai finanziati. Se vogliamo fare un banale parallelo, no, parallelismo tra Italia e Silicon Valley, non credo che in Italia siano mancati o manchino i giovani visionari, i giovani con idee brillanti o con capacità di pensare il business in modo innovativo. Sicuramente manca un mercato di capitali che permette loro di raccogliere i fondi che hanno raccolto le grandi società che oggi tutti conosciamo e che hanno raccolto fondi anche quando perdevano, anche quando sono andati avanti per anni a perdere e a macinare investimenti, e che un mercato finanziario tradizionale non finanzierà mai. Il limite, se vogliamo, dell'interesse degli investitori è che palesemente non abbraccia o non considera necessariamente l'interesse di tutta una serie di soggetti che sono coinvolti nella vita dell'azienda e non sono gli investitori. Quindi se giriamo pagina, passiamo fondamentalmente avanti nel tempo e nello spazio a fare due considerazioni su SG, di cui tutti quanti più o meno sappiamo tutto. L'attenzione che volevo portare è su alcune cosiddette scomode verità, o cioè è vero che l'SG ormai è abbracciato da tutto il mondo della finanza, ci sono alcuni aspetti che però iniziano a emergere in modo abbastanza dirompente. Il primo, molto banale, è che nel nome del green è tutto permesso. Se un'azienda vuole chiudere uno stabilimento perché non è profittevole, basta che dica che non è green e che, nonostante tutti gli loro sforzi, non è possibile riconvertirla in modo sostenibile e chiudere la lavorazione. Se vuole investire in un nuovo settore, basta che dica che è green, e automaticamente riesce a trovare la finanza per farlo. Il green è un alibi meraviglioso per fare tutto quello che si vuole. Il green serve, è evidente, no, siamo 8 miliardi di persone, quando, come dicevo, quando ero bambino eravamo in due, no? Cioè, se uno pensa, negli ultimi 50 anni siamo passati da 2 a 8 miliardi di persone. È evidente che abbiamo bisogno di un'economia sostenibile. Peccato che la E serve se è globale. Noi sappiamo che ci sono 3 paesi che sono Cina, USA e India che fondamentalmente si fanno il 50% delle emissioni di CO2. L'Europa, Cuba siano al 12%, quindi parlare di emissioni in Europa ignorando quello che fanno chi fa il 50% delle emissioni del mondo, beh, insomma, lascia il tempo che trova. Non solo, è evidente ormai a molti che la ricerca della
del green a tutti i costi crea uno svantaggio alle aziende europee rispetto alle aziende concorrenti ubicate in paesi dove fondamentalmente della politica green non se ne fanno nulla. Quindi questa è una problematica che emerge ormai in alcuni settori in modo violento. Un altro aspetto di cui dobbiamo in qualche modo non ignorare è che è evidente adesso che tra la E e la S ci sono spesso delle problematiche che confliggono. La E, o se vogliamo la ricerca del green, a volte viene ricercata e affermata palesemente a scapito del social. Ci sono alcuni esempi banali, no? È evidente che la soluzione Ilva è una soluzione che cerca innanzitutto di venire incontro a problematiche evidenti di inquinamento, quindi green, ma che crea degli problemi a livello sociale che solamente un intervento pubblico può permettersi di sanare o risolvere. Il problema delle auto elettriche credo sia evidente a tutti. Oggi la politica green viene fatta, diciamo, ignorando spesso le conseguenze sociali. Dal punto di vista della finanza, l'attenzione sul green è enorme. L'attenzione sugli aspetti sociali e degli altri portatori molto meno, diciamo che in certa misura c'è sempre stata la customer satisfaction, esiste da più di 50 anni, che i dipendenti siano una risorsa di capitale umano fondamentale per l'azienda, lo è, un po' meno è l'interesse sui portatori, sui fornitori, assai meno sulla catena integrata di produzione. Diciamo che poi la ricaduta sugli altri stakeholders è di scarso interesse per il mondo finanziario. Nel mondo delle PMI che non sono quotate, tutto questo è ancora esasperato. L'altro aspetto fondamentale è che è inutile parlare sulle aziende quotate di E e di S se non parliamo prima di G, cioè di governance. Infatti l'attenzione di tutti i mercati regolamentati è fondamentalmente sulla governance. Perché? Perché qualunque politica vera di green piuttosto che social deve essere abbracciata e deve essere perseguita a livello di, diciamo, a livello di chi l'azienda la gestisce, e cioè a livello di potere. E potere è governance, no? Il limite che emerge oggi, e tra l'altro c'è stato un convegno l'altro giorno a Milano che, con mia sorpresa, ha detto le stesse cose, è il rischio del compliant, ovvero oggi l'ESG è visto come una grande tematica di rischio che va gestito, ovvero si adottano politiche ESG fondamentalmente per diventare ESG compliant, e non essere tacciati di non essere fondamentalmente aziende sostenibili. Il che va bene, ha una sua funzione iniziale, ma una volta che abbiamo anche tutte le aziende quotate ESG compliant, di fatto non abbiamo fatto molti passi in avanti. Perché per essere ESG compliant, tutto sommato, basta, tra virgolette, adottare determinate policy che di fatto molte aziende già da sempre seguono, semplicemente perché sono attenti all'ambiente, sono attenti ai propri dipendenti, sono attenti al proprio processo produttivo, ma di fatto non cambia molto la sostanza delle cose. Cambierebbe se si vedesse l'ESG come un'opportunità di crescita, ovvero un'opportunità di cambiare modello di business, non quindi di pitturare il proprio modello di business esistente secondo una policy ESG, ma di cambiare il proprio modello di business in modo tale da far sì che l'ESG sia un'opportunità di crescita in modo diverso rispetto a quanto fatto sino
in passato, in modo tale che venga premiata dai clienti, dagli investitori, dai collaboratori e crei in qualche modo valore e non semplicemente un rischio da gestire per minimizzare i danni, che è quello che fondamentalmente più tutte le aziende fanno. Volendo allargare un attimo gli interessi, se puoi passare alla slide successiva, grazie. Vediamo qual è l'interesse degli altri stakeholder. Se abbiamo parlato fondamentalmente degli investitori che sono il centro del mercato finanziario, dell'interesse degli investitori o shareholders, se sono azionisti, vediamo gli altri stakeholder, ovvero tutti gli altri attori che girano attorno all'azienda. Noi tutti sappiamo che l'ESG, Green, il sostenibile nel mondo finanziario è diventato fondamentalmente qualcosa che piace a tutti ed è stato abbracciato dal mondo finanziario senza, negli ultimi anni. Ci possiamo porre un attimo la questione di quanto questa sia servita o serva. Sicuramente, se parliamo di reputazione, che è il primo elemento, nella scelta degli investitori, una politica sostenibile, effettiva da parte degli emittenti attrae, è considerata favorevolmente dagli investitori. E quindi l'investitore, che è sempre più attento alla sostenibilità, premia le aziende che in qualche modo seguono un percorso sostenibile. Questo tecnicamente ha portato a massicci acquisti da parte di fondi di investimento su aziende che seguono standard ESG, su aziende che lavorano su settori green, quindi più capitali hanno portato più crescita, in qualche modo si è autovverata la predizione, nel senso che è servito a essere green, sì, perché attrae più capitali e più capitali hanno creato più crescita. Sicuramente l'effetto negli ultimi anni è stato positivo. Se guardiamo dal punto di vista degli investitori, ovviamente negli ultimi anni è stato positivo perché sono cresciuti i costi di tutto quanto fa parte del mondo green. Se però diamo uno sguardo un pochino più attento a cosa è successo, ad esempio, l'anno scorso, in cui tutti i mercati finanziari sono scesi in modo importante, sia a livello azionario che soprattutto a livello obbligazionario, ci rendiamo conto che la policy green non è stata particolarmente utile. Cioè, fondamentalmente, il 2022 ha visto che i titoli green sono scesi tanto quanto i titoli non green. Le aziende green hanno performato male tanto quanto il mercato. Ovvero, diciamo che un'alta politica ESG non ha cambiato la correlazione dell'andamento del titolo rispetto all'andamento del mercato. Per chi fa finanza, direi che il beta delle aziende green non è migliorato rispetto al beta delle aziende non green, nel senso che se tutto il mercato scende del 10%, scendono anche loro del 10%, non è che scendono di meno. Quindi in qualche modo possiamo dire che quando il mercato ha attirato molto capitale sul mondo green, sicuramente ne hanno beneficiato, ma l'andamento dei corsi in realtà non crea una resilienza delle aziende ESG o green maggiore rispetto alle aziende, rispetto al mercato. Se vogliamo vedere quando in realtà il mondo green è palesemente un vantaggio per l'emittente, andiamo allo strumento fondamentale, diciamo del 2023, la pagina dopo, e qui parliamo dei green bond. I green bond sono fondamentalmente titoli che hanno una bella definizione green e che hanno alcune caratteristiche. Ovvero dovrebbero finanziare progetti che hanno un impatto positivo sull'ambiente, l'efficientamento energetico, la produzione di energia da fonti pulite, l'uso sostenibile delle risorse. Qui posso fare due esempi per
far capire di cosa parliamo quando parliamo di green bond. Il primo, per dire, una delle più grosse emissioni quest'anno, Banca Intesa, un senior non-preferred green bond del mercato in GBP in sterline, 600 milioni di sterline, scadenza 6 anni, ha uno spread di 285 basis point sui titoli di Stato inglese, cedola del 6,5%, l'hanno messo a metà marzo. La caratteristica di questi bond qual è? Che il proceeds, cioè i fondi raccolti, sono interamente destinati a finanziare o rifinanziare progetti sostenibili. Ovvero Banca Intesa si impegna a utilizzare i fondi raccolti esclusivamente per finanziare le aziende che mettono in atto specifici progetti diciamo, di economia circolare, progetti sostenibili, progetti che siano non semplicemente ESG compliant, ma siano fondamentalmente in linea con l'economia sostenibile. Il secondo esempio che porto è il maxi collocamento ENI di febbraio. Qui stiamo parlando di 2 miliardi di euro, no? Credo che tutti gli risparmiatori italiani si siano infilati in portafoglio un pezzettino delle obbligazioni ENI, cedolano a rorda di 4,3%. Anche qui, diciamo così, la motivazione green non è quella dell'utilizzo in progetti green, ma è quella di fondamentalmente finanziare l'ENI. Come? Perché green? Green perché l'ENI si impegna a pagare un premio legato alla propria capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili. In pratica funziona così. Attualmente ENI ha un certo livello di energia prodotta da fonti rinnovabili, si impegna nei prossimi anni ad aumentare questa percentuale. Se non riuscisse ad aumentarla così come dichiarato, allora si impegna a pagare all'ultimo anno, ovvero alla scadenza del 2028, l'ultimo anno quindi 27-28, un premio dello 0,50% maggiore sul titolo. Quindi in pratica l'ultima cedola, anziché rendere il 4,3%, che è il tasso nominale che verrà pagato su tutte le cedole dal 23 al 28, renderà all'investitore 50 BP di più. In pratica, come funziona, se uno vuole ragionare sotto l'emissione, funziona che l'ENI paga un pelino meno il proprio debito, in quanto si prefigge di andare a ottenere diciamo, un target green nel proprio plan. Quindi, il bond Intesa, come quello di tutte le altre banche, ci sono state molte altre emissioni quest'anno, anche da parte di piccolini, c'è stata un Banca Ivis, c'è stata un'Icrea Banca, che sono andati abbastanza a ruba, pur essendo tagli molto più piccoli. Per la banca destinare i fondi raccolti a progetti di economia sostenibile, da parte delle imprese ENI, ma come ENI molte altre, quella di raggiungere un obiettivo green nel proprio business. Interessante che il premio è il contrario, cioè l'azienda che emette un titolo green non è che paghi di più all'investitore, ma paga di meno. Cioè il ragionamento è: io pagherei su un bond senior, che so, il 4,35%. Emetto un bond green e lo metto a un rendimento più basso. Perché più basso? Perché mi impegno a raggiungere una determinata, attuare una determinata policy. Quindi all'investitore dico: guarda,
io emittente adotterò una policy green e quindi ti pago meno interessi. Tu stai contento, stai sereno, perché il fatto che ti remunero meno è dovuto al fatto che faccio qualcosa di buono per il pianeta. E siccome tu questo vuoi, questo è. In pratica c'è una convenienza evidente da parte dell'emittente a mettere un green bond, e questo fa sì che i green bond, indipendentemente dal fatto che siano etici o meno, in quest'anno sono fondamentalmente quasi la totalità dell'emissione degli ultimi 6 mesi. L'aspetto che vogliamo però magari vedere è che c'è una problematica di metrica, nel senso che la misura, diciamo, il minor rendimento che viene pagato agli investitori deriva dal fatto che l'azienda adotta una politica sostenibile. Ma è vero o non è vero? La metrica con la quale queste aziende misurano il fatto che sia sostenibile se la inventano loro. Il dubbio feroce che viene è che Eni raggiungerebbe comunque una diminuzione della produzione derivante da carbone fossile, no, da fonti fossili, a favore delle rinnovabili, indipendentemente dal fatto del bond. E quindi il dubbio che viene è che la metrica che si sono inventati, guarda caso, gli è utile a prescindere, in quanto gli fa pagare meno interesse. Diverso, se vogliamo, per le banche, in quanto si impegnano a investire la raccolta in progetti di economia sostenibile. Diciamo che la problematica dell'ESG ha un riflesso, un impatto globale. L'ESG fondamentalmente sul green riguarda l'ambiente, quindi riguarda tutti. Sugli altri aspetti riguarda fondamentalmente le persone che ruotano attorno all'azienda. In qualche modo stiamo parlando sempre di portatore di interessi. Cosa voglio dire? Nel momento in cui andiamo a perorare, le aspettative dei dipendenti, dei fornitori o di altri soggetti che ruotano attorno all'azienda, non stiamo facendo altro che discutere su chi deve prendersi il valore aggiunto generato dall'azienda. In qualche modo, in una teoria puramente finanziaria anglosassone di 50 anni fa avremmo detto che il beneficio va a favore degli azionisti, poi si è visto che in realtà far partecipare al beneficio anche il capitale umano ha un suo significato e una sua importanza, specialmente in aziende dove la creazione di valore non si fa con le cose, ma si fa con l'avviamento, si fa col pensiero, si fa col know-how. Far partecipare a tutto anche i clienti significa avere clienti interessati ai prodotti. Prima ancora che questi vengano materialmente prodotti, ma di fatto stiamo sempre parlando di redistribuzione dei vantaggi o del valore aggiunto creato dall'azienda tra portatori di interessi sani, non dico con questo che sia sbagliato, ma stiamo parlando sempre di distribuzione del valore tra portatori di interessi. E qui arriviamo all'ultima slide, che è quella successiva, che è, secondo me, la frontiera dell'etica applicata alla finanza successiva all'ESG. Ovvero, passiamo un attimo, così come siamo passati dagli interessi degli azionisti agli interessi di vari altri portatori di interessi, dovremmo provare a pensare se non si può fare un passaggio oltre e andare a vedere se ci può essere un modo di avere un vantaggio che non va semplicemente a qualcuno che ha degli interessi ad accaparrarselo.
se vogliamo, la distribuzione del valore dell'impresa tra i vari portatori è un elemento di redistribuzione. Porto tutto a un portatore di interesse e lo distribuisco un pezzettino alla volta a vari portatori. O fondamentalmente faccio quello che Cucinelli chiamerebbe essere delle persone per bene, cioè vado a vedere oltre gli interessi di una persona o dell'altra, no? Vado a vedere come una persona che ha a cuore qualcosa d'altro, che non sono solamente gli interessi, andrebbe ad agire. Da questo punto di vista, il social impact è una cosa interessante. Cos'è il social impact? È fondamentalmente l'impatto sociale di un investimento di un'azienda, di un'attività economica, che va oltre le persone direttamente coinvolte. Ora, se faccio un progetto e amplio lo stabilimento, assumo 50 persone, è evidente che quelle 50 persone ne beneficiano, ma ne beneficiano anche le persone che non vengono assunte. No, se non inquino è evidente che ne beneficiano le persone che non soffrono dell'inquinamento, ma ne beneficiano anche altri che non sono direttamente coinvolti nella gestione aziendale. Allora, il social impact è un modo per dire: andiamo a vedere se un'attività crea un beneficio al di fuori degli ovvi e evidenti portatori di interesse che ruotano attorno all'azienda. I fondi di social impact che iniziano a essere istituiti, a essere creati, fondamentalmente questo cercano di fare, cioè andare a investire in iniziative che creino un ritorno che non è solamente economico, no? Ma è un ritorno di beneficio materiale e immateriale anche a chi non è coinvolto. Allora, se ho, è evidente, il primo settore nel quale uno pensa è quello sanitario, avere una popolazione sana, avere delle cure mediche, non giova solamente a chi viene curato, giova a tutta la collettività, perché la collettività beneficia del fatto che la popolazione sia sana, non solamente chi viene curato, no? Se ho un'educazione, un sistema educativo di valore, creo persone di valore, persone che ragionano, persone che possono portare qualcosa alla collettività. Non faccio solamente un'operazione a beneficio dello studente che magari studia gratis, ma faccio un beneficio a favore di tutta la collettività. In qualche modo il social impact, cioè se vogliamo la differenza tra la ridistribuzione di valore tra cluster di interessi è che ho un euro di valore e devo decidere a chi lo do tutto agli azionisti o lo distribuisco, ma sempre quell'euro lì ho e non ho creato un bel nulla, oppure utilizzo l'euro per un investimento che dà un impatto positivo sulla collettività globale. Allora a quel punto ho creato un valore. Tutto questo è molto bello, ma ovviamente ha una problematica enorme nel momento in cui andiamo a misurarlo. Una cosa su cui io mi sono misurato, scusate lo scherzo di parole, un anno fa, lavorando con uno di questi fondi, nel senso che se è facile misurare il valore portato a un cluster di portatori di interessi, molto banalmente aumenta lo stipendio dei dipendenti, oh, ne hanno un beneficio. È molto più difficile, financo quasi impossibile, andare a misurare il beneficio globale su soggetti che non sono direttamente coinvolti. Esistono infatti una pletora importante, quasi impressionante, ma questo deriva dal fatto che è proprio difficile, di sistemi di misurazione dell'impatto sociale.
perché ce ne sono tanti, perché effettivamente è difficile definire qual è il beneficio che si porta facendo studiare 1.000 studenti in più al Politecnico, oppure no. Non è ovviamente banale. Però questa è fondamentalmente la differenza che vedo più importante in un mondo in cui vogliamo provare ad applicare il termine etica, no? Applicato agli investimenti e alla finanza, e cioè andare oltre l'interesse dei singoli cluster. L'ultima flash che vorrei dire è che ovviamente questo esula dal mondo della finanza, nel senso che nel momento in cui andiamo a parlare di interessi a livello globale, al di là dei singoli cluster, stiamo parlando di politica. E quindi ovviamente entreremo in un mondo in cui dovremo andare a dire quanto le scelte politiche determinano un impatto sociale a favore di tutta la collettività e non semplicemente a favore di determinati cluster di portatori di interesse. Ma ovviamente sarà un discorso un pochino più ampio, un pochino più difficile. Ho finito qua. Se ci sono ovviamente domande, approfondimenti, interventi a disposizione. Comincio io, sono Paolo, con una domanda, diciamo, grossolana, perché grossolano è grossolana la mia conoscenza dei mercati finanziari, nonostante abbia cercato in qualche occasione di capire bene davvero cosa sia un derivato e come gioca, diciamo, nell'economia complessiva del mondo, appunto non domino affatto la materia, ma diciamo complessivamente ho l'impressione che questo del social impact e poi anche la finanziarizzazione dell'economia, diciamo, in precedenza su altri aspetti, come diciamo hai raccontato, diciamo, l'ESG è un ulteriore passo in questa direzione, è la ricerca di, come dire, marginalità sulla crescita, laddove come dire, la materialità più oggettivamente misurabile non la consente più. Quindi, in sostanza, siccome per distribuire ricchezza serve crescita, questa non c'è più, diciamo, in modo oggettivo, perché non ci sono più le risorse sostanzialmente, diciamo, da molti punti di vista, e quindi si cercano altre forme di remunerazione. La prima, mi fa di capire, è quella del gioco, fondamentalmente, perché sempre molto, diciamo, forse crudamente, ma diciamo, c'è una remunerazione del rischio come scommessa all'interno dell'economia finanziaria, della finanza, secondo me, come della finanza, e poi appunto si cercano altri modi per identificare benefici laddove appunto quelli più direttamente collegati agli stakeholder più stretti non sono disponibili. È così o e se è così, dove si va a finire? Allora, sì, indubbiamente la ricerca di un rendimento intangibile innanzitutto apre delle aree di opinabilità, no? Su valori che vengono creati o non vengono creati, e a favore di chi vengono creati. Diciamo che l'aspetto fondamentale, credo, da parte nostra sia quello di riconoscere l'importanza di creare dei valori e non solamente quello di distribuirli. Perché se tutto quanto si riduce all'accaparramento da parte di un cluster di portatori di interesse, di un beneficio creato
non andiamo a finire da nessuna parte, no? È evidente. Se l'ESG rimane fondamentalmente un modo per essere compliant a delle regole che adesso piacciono di più o sono più in voga rispetto a quelle che erano in voga tempo addietro, anche lì non andiamo da nessuna parte. La differenza esiste o esiste solamente se è un modo per creare modelli di business che creano effettivamente un valore aggiunto rispetto a un modo di operare, diciamo, di tipo, tra virgolette, tradizionale. Altrimenti andiamo da nessuna parte. Ma senti, non varrebbe tanto allora che la finanza si occupasse di vedere, di considerare la sostenibilità dal suo punto di vista, di quanto impattano certe problematiche sugli investitori, piuttosto che di occuparsi anche di altri stakeholder. Non sarebbe più trasparente. Cioè, stiamo dicendo, dire come per l'investitore finanziario è vantaggioso o dannoso un investimento dal punto di vista di certe problematiche che può avere quell'azienda dal punto di vista delle emissioni nocive o del trattare male i dipendenti e così. Cioè, è come se la finanza si mettesse nel ruolo di dover proteggere e fare gli interessi di altri stakeholder. Non è semplice, appunto, leggendo il tuo discorso, dire che la finanza si sta occupando dei propri interessi, come è giusto che sia. Ma allora, sì, in effetti, Scusa la, no, è un po' no, ma banale, un di po'. fatti è così, è una di quelle cose che si chiede, cioè voglio dire, deve essere, se c'è una problematica di inquinamento dovute alle automobili, deve essere Stellantis o Renault a fare gli investimenti per risolvere questo problema o ci deve essere qualcun altro. Allora mettiamola al contrario, non è forse che in questo momento l'incapacità governativa di risolvere determinati problemi o di volerli nemmeno affrontare in realtà e scaricare tutto su un mondo, cioè fondamentalmente perché deve essere Banca Intesa a occuparsi degli investimenti sostenibili, non c'è qualcun altro? Cioè, mi sta molto bene che lo faccia, no? Banca Intesa, ma di fronte ai 600 milioni di no? Raccolte che può impiegare Banca Intesa, ovviamente apparentemente molti dal punto di vista micro, ma assolutamente una nullità dal punto di vista macro europeo, dovrebbe esserci qualcun altro che pensa a fare questi investimenti. Cioè perché dobbiamo, no, scaricare l'onere di pensare al futuro fondamentalmente su una categoria come se tutto il resto del mondo, no? Cioè è relativamente facile obbligare qualcuno a livello normativo a fare determinate cose semplicemente perché non si vuole farle direttamente. Cioè ci sono dei ruoli che dovrebbero essere fatti a livello pubblico, no? Degli interventi dovrebbero essere a livello pubblico. Cioè, invece fare un regolamento per cui lo scarico fondamentalmente su determinate aziende. Sì, ottempereranno, ma fondamentalmente non più di tanto.
Sì, un'altra cosa è se allora un investitore, cioè tu ci supporti il punto di vista dell'investitore, ma se gli investitori effettivamente sono così interessati, immagino soprattutto investitori di breve periodo, no? All'andamento dell'azienda dal punto di vista della sostenibilità, tanto possono scegliere di disinvestire quando vogliono. Ma in realtà credo che gli investitori nei mercati di capitali hanno un'ottica molto più di lungo periodo di quanto crediamo, specialmente nei mercati anglosassoni. Cioè, se tu pensi a per quanti anni ha perso soldi Facebook, o per quanti anni ha perso soldi Tesla, e quanto ci hanno investito dentro gli investitori con bilanci spaventosi, in cui non veniva prodotta nessuna automobile, venivano macinate centinaia di milioni di dollari di perdite. Quindi di fatto non è vero che l'investitore guarda a breve termine, perché sennò nessuno avrebbe mai finanziato Tesla, no? Cosa assolutamente senza senso. Gli hanno dato soldi prima che producesse un'automobile, non ha prodotto automobili per anni. Eppure gli investitori, pur vedendo trimestrali da brivido, in cui c'erano solamente costi, neanche un euro, neanche un dollaro, scusate, di ricavi, continuavano a comprare e a riversare soldi su Tesla. Quindi il concetto che l'investitore sia di breve periodo non è vero, sono le banche che guardano a breve periodo, no, se proprio vogliamo dire, perché non possono permettersi di perdere soldi, perché poi hanno degli azionisti a cui devono rendere conto, hanno dei dipendenti che devono pagare. L'investitore guarda molto più a lungo periodo di chiunque altro. Tutte le storie di successo delle grandi aziende che oggi dominano i mercati mondiali sono aziende che hanno perso soldi in modo sconveniente, a rotta di collo per anni dopo anni. Ma non a caso sono nate, sono cresciute, sono state finanziate in altri mondi che non è il mercato italiano. Questo è. Sì, forse bisogna distinguere i tipi di tra diverse tipologie di investitori, cioè, oppure quali prodotti poi l'investitore istituzionale rivende a dei piccoli risparmiatori. Cioè, oppure si potrebbe dire che ci sono delle logiche degli investimenti degli investitori istituzionali di cui il cittadino è all'oscuro. Allora, in un certo senso, piuttosto di sapere qualcosa su come sono sostenibili le imprese, o di come l'investitore si preoccupa di investire solo in imprese sostenibili, forse per carenza stessa dei cittadini di conoscere certe dinamiche finanziarie, non lo so, ma non c'è una chiara visione di come poi dopo l'attività di un investitore istituzionale si traduce, si lega a delle politiche di risparmio del piccolo risparmiatore, a quello che il risparmiatore vede attraverso un gestore dei suoi risparmi. Ecco, ma diciamo che in questo anche dal punto esatto. di vista del cittadino, no? Ecco. Questo è esatto. Oggi adesso non mi ricordo le statistiche, non le guardo tanto, però credo che la quantità di investimenti gestiti da grandi entità, da grandi fondi di investimento, sia
sicuramente la stragrande maggioranza delle transazioni che avvengono in borsa in tutto il mondo. Il piccolo risparmiatore rappresenta poca cosa rispetto ai grandi flussi rispetto ai flussi finanziari gestiti da investitori istituzionali. Come pure dicevo, la maggior parte delle transazioni vengono effettuate dai computer. Ci sono più transazioni effettuate dai computer che transazioni effettuate da umani che pigiano i tasti del proprio computer. Poi uno dice, certo, i computer non fanno altro che svolgere programmi che qualcuno ha impostato, però non esiste, vabbè, ma d'altronde questo non esiste controllo se non quello degli enti regolatori. Però tornando a una considerazione, tornando a Tesla e di converso alle transazioni, diciamo, di scambi di titoli fatte dai computer piuttosto che dagli umani, mi sconvolge più questa seconda cosa che non la prima, diciamo, quando dove le entità di perdite per anni sono tanti, perché perlomeno l'obiettivo su cui misurare il rischio è molto concreto e visibile nel caso di Tesla, no? Perché diciamo, costruire un nuovo modello, una nuova categoria addirittura di automezzi è costosissimo, quindi è chiaro, è comprensibile anche a chi non conosce il mercato automobile che servono un sacco di soldi e che se ce li metti devi aspettare molto tempo per vedere un ritorno. Questo, come dico, è comprensibile perché l'obiettivo su cui si misura il rischio è ben evidente, mentre invece tutta l'attività fatta dai computer, appunto, ho l'impressione che si svolga su scambi di titoli il cui, come dire, bene sottostante è molto più difficilmente misurabile. Ed è questo che secondo me è la distorsione più grave, non tanto la durata dell'investimento. E qui anche si torna al business model, perché ecco, Uber, ad esempio, ha probabilmente un business model molto meno comprensibile e probabilmente sostenibile nel lungo termine di Tesla, e anche qui però torniamo a fatti come dire, comprensibili senza conoscere la finanza, ecco, passatemi l'espressione. Quello che invece appunto mi risulta più difficile capire è tutto il resto, quello, cioè, le situazioni in cui il rischio è lontanissimo, cioè scusate, l'obiettivo su cui si deve misurare il rischio dell'investimento è, diciamo, vede molti passaggi prima di atterrare su un fatto reale. Sì, diciamo, tieni presente che ad esempio in Italia la maggior mole di frequency trader, cioè in pratica di scambi di acquisto e vendita di titoli effettuati dal computer, avviene sui BTP. Il sottostante, quindi, sono i BTP che tutti sappiamo cosa sono. A livello mondiale, fondamentalmente, dovremmo parlare delle valute. Cioè, io avevo, no, scusa, ti ho interrotto, Cesare. No, prego, questo è. Diciamo che la prospettiva che tu hai delineato, cioè del social impact come evoluzione positiva, diciamo così, dell'attenzione oggi forse dominante rispetto ai parametri ESG e a tutto quello che ne consegue. Ho questo tipo di domanda, nel senso che in qualche modo quando si parla di modifica dei modelli di business e si parla di sostenibilità nel modo come la narrativa dominante ci racconta, quindi diciamo un modello di business che in qualche modo tiene per l'appunto conto
dei vari stakeholder, degli interessi dei vari stakeholder, e quindi diciamo quello che si cerca di dimostrare o di sostenere è che in questo modo l'azienda migliora la performance e soprattutto credo la resilienza, la capacità di resistere, proprio perché il modello di business è equilibrato rispetto agli interessi dei vari stakeholder. Faccio un po' più fatica a toccare con mano la relazione che ottimale che ci può essere tra un'azienda che si qualifica per il suo impatto, per l'impatto sociale del suo modello di business e le sue logiche gestionali. Cioè, mi sembra quasi, faccio un po' fatica a capire come si conciliano concretamente questi due aspetti. Quindi la riflessione dell'azienda sul proprio modello di business e l'esistenza. Mi sembra quasi che sono fortunate le aziende che riescono ad averlo. Allora, sì, ma forse anche no, perché se tu pensi a alcuni modelli di azienda di successo italiane, nate in mondi in cui ESG non esisteva, ma che hanno avuto successo e tutti conosciamo, poi in fondo, se vogliamo vedere, erano attenti al proprio territorio, la risposta sì. Non inquinavano il fiume dove abitavano? La risposta è sì, ma perché? Perché seguivano dei principi etici, morali, o semplicemente perché l'imprenditore era una brava persona e da ragazzo faceva il bagno nel fiume e quindi l'idea di riversarci dei oli di produzione non esisteva. Il fatto di produrre della pasta utilizzando per davvero della farina e delle uova gli era normale perché così faceva sua mamma. Se andiamo a vedere dietro al successo di alcune aziende che conosciamo, italiane, affermate nel mondo, c'era un'attenzione a, non a temi ma a principi, per cui erano persone che al di là di cercare profitto pensavano di agire da brave persone. Magari non guardavano all'EBITDA dell'azienda più del dovuto, ma che gli era normale andare in giro e assumere gli amici, assumere altre persone, e quando andavano fondamentalmente in giro per il loro paese, avere creato qualcosa che funziona, che dà posti di lavoro, che creava una reputazione sull'azienda ma anche su di loro, e le due cose si convergevano. Il fatto che in Italia le aziende abbiano il nome del creatore, del fondatore, no? E non hanno questi nomi fantasiosi delle aziende di altri mondi. Perché? Perché il successo e la reputazione dell'azienda, il successo e la reputazione della persona era la stessa cosa. Conosco imprenditori, piccoli imprenditori, che non licenziano le proprie persone anche se l'azienda perde, perché quella persona l'hanno assunta loro perché è una persona con cui andavano a giocare a pallone, perché è il figlio di qualcuno che conoscono e perché è socialmente inaccettabile licenziarla. E al diavolo le bidà. No? Quindi io credo che nella natura dell'imprenditore italiano certe cose o certi slogan o certi cliché importati sono abbastanza inutili, nel senso che fa parte dell'imprenditore italiano, cioè non voglio essere inutilmente positivo, ma credo faccia parte del piccolo imprenditore italiano seguire dei comportamenti che hanno un impatto sociale positivo, perché gli crea quel valore intangibile nel quale loro credono molto più del valore tangibile di quanti soldi vale la loro azienda. Io stesso vedo a livello di consulenza, mi è più facile fare breccia su un imprenditore spiegandogli che determinate iniziative
vanno a beneficio dell'azienda, a beneficio diciamo intangibile suo, molto più del fatto che abbiano un IRR del 12% che è superiore al loro costo del denaro, no? Le capiscono di più e quindi forse dovremmo tornare a parlare questo tipo di linguaggio, e lasciar perdere metriche e linguaggi che non ci sono propri, fin tanto almeno che gli imprenditori esisteranno ancora, cosa che non so per quanto durerà. Ok. Ecco, ma questo è molto importante, visto che facciamo un ragionamento sul tessuto imprenditoriale italiano, così. Allora, forse prima, parlando, non è questione di investitori di breve periodo, non di breve periodo, è questione di vedere il salto che ci può essere per un imprenditore, per un'impresa italiana, per una PMI italiana, dall'essere di proprietà di un imprenditore del tipo che hai appena dipinto, all'essere proprietà o comunque diciamo con una grossa presenza di un fondo di investimento. Ecco, cioè comunque sia c'è una differenza e sarebbe interessante che tu ce la descrivessi, cioè certo che è meglio che ci sia un fondo di investimento piuttosto che un figlio di un imprenditore che non sa gestire, però c'è una discontinuità nel modo di intendere l'impresa e nella sua presenza sul territorio. Sì, diciamo che la prima differenza è giustamente il capitale umano. I figli degli imprenditori raramente sono capaci come i genitori, no? Noi sappiamo che alla terza generazione normalmente le aziende falliscono. E così è, devo dire, d'altronde sarebbe troppo facile il nepotismo assoluto, no? I fondi sono indispensabili e il capitale dei mercati finanziari è indispensabile. Io sono convinto che in Italia di Steve Jobs ne avremo molti più di quanti ne sono nati in California. La differenza è che a quelli nati in California i soldi glieli danno, a quelli italiani non glieli dà nessuno. E se non si sviluppa un mercato finanziario continueranno a dargliene nessuno. E questo è intollerabile, questo è inaccettabile. E non si può pensare che glieli dia i soldi. Lo Stato, scusate, nelle banche, le banche fanno un altro mestiere, le banche finanziano il circolante, finanziano altre cose, non sono le banche che devono investire in un idea imprenditoriale, e non è lo Stato, perché non ce la farà mai. Il mercato finanziario ha dimensioni enormi, i flussi sono la cosa più abbondante che esista al mondo, non c'è nulla di abbondante come la quantità di finanza in giro per il mondo. Se vogliamo, è l'unica materia di cui non c'è scarsità. Non vengono impiegati in Italia, non vengono impiegati sulle idee, non vengono impiegati sul capitale umano, non vengono impiegati sui giovani, non vengono impiegati sulle donne, non vengono impiegati a favore di chi ha delle idee. Se non ci rendiamo conto di questa cosa e non la cambiamo, siamo finiti. Dopodiché, se riuscissimo, come dici tu, a coniugare i flussi finanziari indispensabili per avviare e far crescere le imprese a quello che credo che gli italiani abbiano, cioè un'attenzione per il prossimo che in altre culture non c'è e che nella nostra cultura italiana invece c'è. Noi siamo il paese con maggiore incidenza di volontariato che esista al mondo e nessuno lo dice mai, no? La quantità di persone che si adoperano ad aiutare gli altri
che c'è in Italia, non c'è da nessuna parte del mondo. Allora, riuscissimo a portare capitali a queste persone, a questi imprenditori, a queste persone che non sono imprenditori ma potrebbero esserlo, allora potremmo fare a meno dei principi ESG, perché ce li hanno già in mente i principi ESG, che sono fondamentalmente solamente un folklore, un modo per dipingere, secondo cliché internazionali, quello che o uno ha già nella propria integrità di persona o non ce li ha. Se ce l'ha non ne ha bisogno, e se non ce l'ha nella propria integrità di persona non sarà certamente un ESG compliant che cambia nulla. In questo senso il lavoro va fatto sulla cultura, va fatto monte, non sugli standard, sulle metriche di misurazione. Se c'è una cultura, allora tutto il resto ne deriva. Se non c'è una cultura dell'integrità di essere persone per bene, io la vedo così, non c'è metrica che ci salvi. Noi su quello dobbiamo lavorare. Va bene, ho finito qua. Ok. Grazie Cesare, allora direi se... Grazie. Grazie Cesare. Figurati, grazie a voi. Buona serata. Grazie, ciao. Ciao, ciao.